come stai vivendo questo momento? Ovviamente non stai giocando in questo periodo, com'è da fuori? Immagino non sia semplice. Sì, soprattutto dopo magari come erano andate le prime due partite, che comunque cioè, penso di aver giocato ma di non aver commesso degli errori comunque per poter essere messo fuori. Però giustamente hanno fatto delle scelte, bisogna accettarle, fa parte di un gruppo, di una squadra. Assolutamente dal punto di vista personale magari non è assolutamente facile, però comunque bisogna sempre dare il proprio contributo anche durante gli allenamenti, magari anche qualche parola durante le gare per cercare di incitare, stare vicino alla squadra, e solo così si può crescere e comunque nell'eventualità di magari averne bisogno comunque farci trovare pronto. Ecco, da fuori come giudichi il momento del Marco? Ma, al di là dell'ultimo scivolone, no? Sì, pensi sì. Come Cristiano, cioè che cioè, la squadra sicuramente credo che la squadra abbia dato una svolta in maniera positiva, sicuramente come diceva Chris. Adesso c'è una buona organizzazione di gioco, dobbiamo solamente gestire quelle piccole cose che magari adesso stanno girando un po' a sfavore, che poi prendiamo anche gol, però la squadra c'è, siamo vivi sicuramente, e domenica a Spalla andiamo là per fare una grande partita perché abbiamo voglia e fame di andare a prenderci questi 3 punti. Ma anche a te, derby, siete particolare, che partita ti aspetti? Che partita farete voi magari? Più di attesa oppure comunque provarete porre il vostro? No, la nostra squadra credo che nelle nostre corde non è quella assolutamente quella di aspettare l'avversario, cercheremo là di andare a fare la nostra partita con le nostre caratteristiche. Abbiamo detto domenica veniamo da una brutta partita, nel senso che abbiamo perso, però il calcio è fatto di questo, dobbiamo subito cambiare in maniera positiva, anche perché dopo abbiamo un altro, dobbiamo giocare in casa, dobbiamo cercare di fare più punti in queste 2 partite per avvicinarci a questo 8º posto. Stai bene a Mantova o se questo periodo, diciamo, senza la maglia da titolare dovesse prolungarsi, prenderai eventualmente in considerazione altre? Lo so, altre io quote. Nel senso, adesso sto qua a Mantova, adesso è anche presto per parlare di queste cose. Ovviamente se la società sarà contenta di quello che sto facendo, credo che non ci dovrebbero essere problemi a rimanere qua e sono pronto a dare il mio contributo.